prego di nuovo self control, 5 minuti massimo. Però potrebbe essere segnato da 4 minuti. Esatto, ecco. E Gattai. Anche io. Sì, riprendendo un po' ciò che è stato detto fino adesso, mi è piaciuto quanto ha ricordato Rinaldi circa la conformazione del Parlamento europeo, perché a questo noi ci dobbiamo rifare. I ricordi che ha sollevato Palumbo, io mi ho nel cuore e li rimarranno. Adesso dobbiamo guardare al domani, ai giovani, in particolar modo, come ricordava anche il Marco. Quindi noi dobbiamo parlare in funzione dell'Europa. Oggi a un ragazzo di 25 anni, in sala ce ne sono due, parlare del PLI, guardano con gli occhi così a domanda, che cosa vuol dire? Io la contattura l'avevo già. Ecco, quindi noi dobbiamo guardare al Parlamento europeo. Rinaldi ci ha ricordato che c'è un PPE, un movimento socialista europeo, non mi ricordo la sigla, e l'altro. Basta, gli altri sono movimenti transeunte. Quindi questi sono le chiavi di lettura, i popolari, i socialisti e l'altro, Allianz Libera Democratica Europea. E lì ci dobbiamo rifare. Quindi il passato è una ho apprezzato molto la tua, Marco, questo elenco di attività che l'Alt'Italia il libro si è data. Se non ricordo male, si è parlato di esercito europeo che si terrà a Torino, non ricordo quando, 12 febbraio, poi magari te lo segniamo, e Schengen a Venezia, a Verona a marzo, data da destinarsi, poi a Milano invece di nuovo questa succederà l'8 febbraio il trattato USA e Europa, va bene, e poi c'è il Global Camp, ma questo non è un seminario, non è un è una fiera di ludico sportivo. Allora volevo questo sesso presidenza, coordinatori, Firenze, la Toscana, la regione, per un convegno sull'ambiente e i trasporti. Poi vi spiego. Allora, la Toscana è abbastanza avanti in questo settore, lo stesso presidente Rossi è molto sensibile su questo campo dei trasporti e dell'ambiente. Io ho avuto anche così spazio sul nostro quotidiano principale, la Nazione, e un pezzo, uscito questi giorni, sulle autostrade del mare, perché noi ci facciamo un po' la testa con questo inquinamento, il fallout, dei sottili, però poi questi provvedimenti che vengono presi, a cominciare dalle città, le barche interne, il blocco stradale, sono dei palliativi, non servono a niente. Lo stesso il transito sulle autostrade e tutto ciò che ricade sul circostante. Allora, noi abbiamo la possibilità di avere le autostrade del mare, ovvero se tu carichi un container a Genova lo puoi trasportare in poche ore a Napoli e a Messina, lo stesso dica e viceversa, lo stesso dicasi da Venezia, insomma Trieste per quanto riguarda Ancona e Bari, senza dover passare obbligatoriamente dalle autostrade. Insomma, lo stesso dicasi per quanto riguarda la via ferrata, perché è noto che dalla mezzanotte alle 6 della mattina non transita un treno nella nostra rete ferroviaria, quando da Milano a Reggio Calabria in 6 ore di notte trasporti e poi senza attenzione. Quindi esistono le alternative all'inquinamento e ai trasporti, se vogliamo, ma come tutti pensano, intanto sono aumentati il viaggio autostradale. Naturalmente le lobby delle bombe, della benzina, dei camion
questo è un tema che io vorrei affrontare, se naturalmente condiviso, l'inquinamento atmosferico e i trasporti e le alternative possibili. Grazie, perfetto. Diciamo che è un ottimo argomento di discussione, Aldo è molto sensibile ai temi ambientali, anche ai cambiamenti climatici. Purtroppo in Italia c'è qualcuno che si definisce liberale che lega i cambiamenti climatici, ho sempre avuto una serie di discussioni su Facebook con queste persone. Alde è inequivocabilmente indirizzata a risolvere il problema dei cambiamenti climatici e quindi li riconosce come sistema.